prima qualche collega che non ne ha affrontati molti, il bilancio della Camera è sempre un momento difficile di confronto quando resta nell'ambito del confronto civile e io penso che anche il suo lavoro, che lei ha ritenuto oggi di essere qui a presiedere questa sessione della Camera, sia un lavoro teso a trovare punti di accordo e regole condivise su cui noi possiamo lavorare insieme. E penso che ognuno di noi debba fare uno sforzo in tal senso. Quindi io mi associo alle parole già dette prima anche da altri colleghi nel ringraziarla per il suo lavoro e chiederei veramente a tutta l'Aula di avere rispetto per il lavoro dei funzionari, dei dirigenti, della Presidenza, di chi qui lavora e dedica il suo tempo. Grazie. La ringrazio, deputato Rosato. Adesso chiede di intervenire il deputato Sibilia. Sì, grazie Presidente. Anch'io mi associo ad Adornato e a Rosato ringraziando il segretario Zampetti e tutti i dipendenti pubblici di questo Paese che percepiscono soldi pubblici e quindi vanno rispettati per il lavoro che fanno e per quello che percepiscono naturalmente. Inoltre nel merito dell'ODG io credo che aumentare di 7 anni, avere più di un mandato di 7 anni per una carica pubblica può creare problemi di consociativismo come stiamo vedendo che accade in altri posti, insomma in altri incarichi istituzionali molto importanti che mettono di fatto in pericolo la democrazia come succede anche in queste ore. Inoltre aggiungerei una cosa molto semplice e banale, sono state sollevate alcune accuse importanti nel senso che qualcuno dice che non siano trasparenti i compensi del segretario generale. Non è molto difficile secondo me risolvere la situazione, il segretario generale è a 20 centimetri da lei può tranquillamente spostare il microfono e chiederle quanto percepisce. Secondo me sarebbe la cosa più bella che si potrebbe fare a livello di trasparenza in quest'Aula. Grazie. Deputato Sibilia, io direi veramente di andare oltre. Volevo solo aggiungere un'informazione. Allora, il periodo in cui il principio che la carica del segretario generale non abbia un termine di scadenza, vorrei specificare che non è un'eccezione di questa istituzione, è la stessa cosa sia al Senato italiano, al Senato della Repubblica, ma anche se allarghiamo la lente fuori dai confini nazionali, la pregherei di verificare lei stesso la regola che vige al Bundestag, dove altrettanto non c'è un termine di scadenza per i ruoli apicali, la stessa cosa alla Camera dei Comuni del Regno Unito, all'Assemblea nazionale francese, al Congresso spagnolo. Dunque a dire che questa funzione non necessariamente deve avere una scadenza e se non ce l'ha non è qualcosa di strano e anomalo, perché nelle altre istituzioni